A tutti, benvenuti a questo incontro che non sono stupito di vedere affollato, i protagonisti e i temi di cui parliamo. Io ringrazio, il mio compito è solo di fare qualche ringraziamento, innanzitutto a Giuseppe Pignatone e a Michele Prestipino, autore di Modelli criminali, mafie di ieri e di oggi. Ne discutiamo con Gianrico Carofiglio e abbiamo il coordinamento di un illustre film di Repubblica, Giuliano Foschini. Illustre, l'ho promosso. Non spenderò troppe parole di presentazione per quanto riguarda gli autori, se non per ricordare che sono già autori della casa, questo è consentito. In ordine cronologico, il primo che si è affacciato dalle nostre parti è Michele Prestipino, del 2007, qualche annetto fa, è il volume Il Codice Provenzano, realizzato con Salvo Palazzolo, ma rieditato poi più recentemente in nuova edizione, e successivamente c'è il volume realizzato da Giuseppe Pignatone e Michele Prestipino insieme con la collaborazione di Gaetano Sabatteri, Il Contagio, come l'Andrangheta ha infettato l'Italia. Quindi, come dire, è un ennesimo episodio di un percorso che immaginiamo e speriamo costellato di ulteriori iniziative, ma questa è una tappa importante, anche perché, e mi fermo, in questo libro si parla, come credo sia giusto aspettarsi, diffusamente del tema di mafia capitale e della mafia a Roma, oltre che naturalmente ampiamente delle esperienze sul campo di Pignatone e Prestipino in Sicilia e in Calabria, quindi nella lotta contro la mafia e la 'Ndrangheta. Grazie quindi ancora a tutti e Giuliano ti cedo il microfono per dare l'avvio alle danze. Buonasera, grazie a tutti, grazie ad Alessandro e Giuseppe per l'invito, io chiaramente sono molto contento di poter parlare col procuratore Pignatone e col procuratore Prestipino qui a Bari, che è la mia città, e di poter parlare con loro di mafia, che è una parola che ha queste latitudini, ha significati particolari, ed è una parola spesso troppo poco frequentata. Io proprio ho il piacere di avere Gianrico Carofiglio, mi ha detto oggi facciamo noi le domande per una volta, c'è un poliziotto buono e un poliziotto cattivo, stavolta mi fate fare il poliziotto buono, che quando facevo quel lavoro volevo fare il buono e mi dicevano che non ero credibile. Io bisogna faccio il poliziotto buono, quindi ci invertiamo. In realtà volevo chiedere a Gianrico di dire una cosa, Gianrico è maestro di parole e io ti volevo chiedere qualcosa proprio sulla parola mafia. Vabbè, quanto tempo abbiamo? Buonasera a tutti, grazie. Grazie a tutti quanti, senza entrare nei dettagli né dire anche di nomi. È stata un'eccellente occasione questa, perché io voglio intanto dirvi, è un'imprudenza farsi presentare da un autore di libri, tanto più se è l'autore di libri e anche, diciamo, ex magistrato, perché la tendenza a parlare... Peggio, esattamente. No, ma perché la tendenza a parlare di se stessi è, diciamo, pressoché insopprimibile. Una volta c'era un autore di libri, di romanzi, che presentò un mio libro e disse, naturalmente qui siamo per parlare del tuo libro e io quindi non dirò nulla su di me, parlo per 40 minuti del suo libro. Non farò così. Parliamo direttamente di questo libro, che non è una cosa scontata quello che sto per dire, è un ottimo libro perché non cade, diciamo, in molti dei peccati in cui spesso cadono i libri scritti dai magistrati o comunque dagli addetti ai lavori, nei due eccessi opposti, uno quello di fare una mera compilazione di pezzi di atti giudiziari più o meno attaccati gli uni agli altri, lasciando al lettore il compito sgradevole di mettere insieme un disegno, che di solito è impossibile se uno poi gli atti non li ha veramente maneggiati, oppure filosofare in maniera a volte piuttosto audace su temi che superano l'ambito del giudiziario e degli esiti dell'investigazione, di quello che da questo si può trarre. Il libro ha una sua dimensione equilibrata fra il rigoroso riferimento alle cose che emergono dalle indagini e dagli atti giudiziari e un tipo di impostazione, un modo di raccontare, di parlare
dell'argomento, o per essere più precisi, degli argomenti, che consente al lettore non addetto ai lavori, che voglia impegnarsi a leggere, di entrare davvero nell'argomento e capire alcune cose su cui molto spesso si dicono chiacchiere, a volte grosse chiacchiere, molti temi che sono oggetto del dibattito più o meno corretto, più o meno sgangherato sui giornali o fuori, sui temi della criminalità organizzata, sul significato della parola mafia, tanto per far vedere che non è che mi stessi eludendo la domanda. Io ricordo bene, ci è capitato anche di incontrarci poco dopo l'inizio di quella operazione chiamata Mafia Capitale, nome che devo dire non ho particolarmente amato, mentre invece diciamo i contenuti dell'operazione mi sono sembrati... L'operazione si chiamava Mondo di Mezzo. Sì, infatti, so bene. Battezzata dai giornali. Infatti, ma se l'avessi detto tu non avrei amato perché sono prudente. Già allora abbiamo avuto occasione di ragionare con la materia ancora piuttosto calda, piuttosto incandescente, sul fatto che quell'impostazione a me pareva molto convincente. Mi sembrava molto convincente parlare di mafia a proposito di un fenomeno criminale che era lontano dalla Sicilia, era lontano dall'Aspromonte, era lontano dalle coppole, dalle doppiette, dagli accenti più o meno meridionali, e si innestava in meccanismi operativi del tutto diversi dal punto di vista sociologico, ma che riconducevano comunque alle categorie mafiose. È stata una vicenda anche processualmente travagliata quella, perché i giudici di primo grado non hanno riconosciuto, se non ricordo male, mentre il tribunale riesame la Cassazione sì, il reato di associazione mafiosa, e poi in appello invece sì. Allora, una questione interessante con la quale potremmo cominciare a ragionare, poi ho qualche domanda proprio specifica da porvi in un momento successivo, se avremo il tempo, è, diciamo, in pillole, perché poi tutti quanti voi comprerete il libro e lo leggerete, ma in pillole la differenza che esiste fra le mafie tradizionalmente intese, le mafie storiche, in particolare quelle di cui voi parlate nel libro, cioè Cosa Nostra e l''Ndrangheta, rimangono fuori dall'orizzonte di questa trattazione, la Camorra e le mafie minori del sud, in particolare quelle pugliesi, la differenza che c'è fra le mafie tradizionali, storiche, storicamente radicate, con una tradizione complessa come appunto Cosa Nostra e l''Ndrangheta, e queste recenti cosiddette piccole mafie, di cui in qualche modo l'emblema, quasi l'idealtipo, è proprio la mafia oggetto dell'operazione Mondo di Mezzo. Intanto c'è da fare, intanto grazie dell'invito, grazie soprattutto a chi è presente, e c'è da fare un'ulteriore sottodistinzione, perché una cosa sono le mafie tradizionali, e quelle in qualche modo le conosciamo tutti, quantomeno per avere visto film, serie televisive, eccetera. Nell'immaginario collettivo la mafia tradizionale sono migliaia di aderenti, il controllo militare del territorio, che significa che ogni negozio si sa quanto paga di pizzo, quale zona della città o della borgata appartiene alla cosca A e quale alla cosca B e così via. Significa un uso continuo e plateale delle armi, poi significa di solito anche riti, giuramenti, tutto un apparato diciamo di regole, e significa anche un controllo ferreo più o meno piramidale secondo le varie organizzazioni. Questo è quello che abbiamo tutti in testa quando parliamo di mafia, che poi è la nozione sociologica e non giuridica. La nozione giuridica è più larga, perché già quando fu introdotta la legge della Torre, no? Il Rognone della Torre, c'è 416 bis, non so con quanta consapevolezza, ma il futuro, cioè quello che è successo dopo, ha dato ragione al legislatore del 1982. L'ultimo comma dell'articolo 416 bis diceva e dice che le norme di cui è come precedente, quindi l'associazione mafiosa, si applica anche alle altre organizzazioni comunque localmente denominate. Quindi già il legislatore dell'82 diceva, pensava che non si esauriva in mafia Camorra e 'Ndrangheta, mafia siciliana Camorra e 'Ndrangheta. C'è un passaggio ulteriore, nel 2008 la legge viene cambiata e viene infilato, per così dire, nell'articolo 416 bis anche le mafie straniere.
Ora, posto che in Italia non ci sono le triadi giapponesi, la Yakuza, eccetera, è chiaro che per mafia straniere si intendono piccoli gruppi, o di cinesi, o di nigeriani, o di altre etnie, di romani, eccetera, che di solito, peraltro, vittimizzano i loro connazionali, e non gli italiani che stanno nella stessa strada o nello stesso quartiere. Da questo scenario normativo, da questo scenario della legge, la Cassazione ha costruito, principalmente ma non soltanto, per l'esperienza delle mafie romane, il concetto di piccole mafie, dicendo che sono anch'esse mafie. Cioè che anche adesso, dal punto di vista del diritto, si applica l'articolo 416 bis, si applica il sequestro e la confisca dei beni, si applica una serie di norme particolarmente rigorose. Qual è il punto? Che queste cosiddette piccole mafie possono non avere il controllo del territorio, hanno un numero ridotto di aderenti, 20, 15, 40, 200 magari, per alcuni clan particolarmente numerosi, ricorrono alla violenza, ma certo non parliamo di stragi o di un omicidio al giorno come succede a Napoli, però cosa fanno di uguale alla mafia siciliana, la camorra, l'andrangheta, la ferrovia, usano il metodo mafioso, cioè hanno la disponibilità della violenza, sono pronte ad usarla in caso di assoluta necessità e soprattutto l'interlocutore, colui che si ci mette, che ragiona di questo, che riceve le richieste, siano esse estorsive, siano esse usurarie, oppure che dice mettiamoci d'accordo e facciamo fare assieme, questo interlocutore sa che il suo interlocutore non è un interlocutore che se non si mettono d'accordo va dal giudice civile, tira fuori la pistola e gli spara. Questo è quindi mafia tradizionale, piccole mafie. La cosiddetta mafia capitale, cioè quell'organizzazione specifica che faceva capo a Carminati e Buzzi, stando alla sentenza di Corte d'Appello e aspettando la Corte di Cassazione, era ancora un modello ulteriormente sofisticato ed elaborato, a parte l'essere stata a Roma che di suo fa notizia. Era un modello elaborato e sofisticato perché lì la violenza era ancora più impalpabile, meno frequente il ricorso. Si fondava moltissimo sulla fama criminale di Carminati, che ha una storia di terrorismo, è stato imputato e assolto per l'omicidio Pecorelli, è stato imputato e condannato con sentenza definitiva per il furto alla banca che c'è dentro il Palazzo di Giustizia di Roma, insomma una carriera che lui stesso rivendica non solo nelle intercettazioni ma pure nell'interrogatorio. Sì. Qual è la caratteristica di questa mafia capitale, di questa organizzazione? È il ricorso continuo in forme, come dire, estreme alla corruzione, intendendo per corruzione tutti quei reati, corruzione, turbativa d'asta, manipolazioni varie dell'attività alla pubblica, per cui a un certo punto questa organizzazione ha assunto un poco con le buone, fra virgolette, cioè con la corruzione, un poco con le cattive, cioè con il ricorso alla violenza, il controllo di pezzi significativi dell'amministrazione comunale di Roma. L'amministrazione comunale di Roma, con tutto il rispetto, non è l'amministrazione di Bari, di Palermo o di Catania, è la capitale d'Italia, il che significa qualcosa sia in termini quantitativi, cioè di volume di affari, sia in termini di significato politico. Ecco, il fatto che un'associazione criminale avesse conquistato il controllo di un pezzo dell'amministrazione comunale della capitale d'Italia, ripeto, con questo miscuglio di cosiddette maniere buone, di cosiddette violenze, ha fatto sì che il caso diventasse clamoroso. Spero di essere stato chiaro. Io invece coglievo l'occasione per chiedere al dottor Prestipino, che è stato a Palermo e a Reggio, è arrivato a Roma. Quando è stata la prima volta, tornato a Roma, quando è stata la prima volta che ha visto la mafia? Che le è sembrata una cosa, personalmente, la prima volta che ho visto la mafia l'ho vista in una funzione un po' particolare, perché io mi occupavo di carceri prima di andare a Palermo per il pubblico ministero, ero giudice, ho fatto 12 anni di giudice e nella parte finale di questi 12 anni ho svolto le funzioni
che non sono particolarmente conosciute, ma sono un magistrato di sorveglianza, cioè colui il quale si occupa di istituti di pena perché presiede all'esecuzione della pena. E io avevo tre istituti perché lavoravo all'Aquila, avevo i tre carceri, due importanti, uno minore, quelli importanti erano i carceri di L'Aquila e Sulmona, e negli anni, diciamo, immediatamente successivi alle stragi, anzi a cavallo delle stragi, ho iniziato nel 92, io nella carcere di Sulmona, dove c'era e c'è tuttora una casa lavoro, cioè dove ci sono coloro i quali sono sottoposti a una misura di sicurezza detentiva dopo l'espiazione della pena, ho avuto tutti quelli che avevano finito di scontare la pena del Maxi 1, cioè del primo grande processo a Cosa Nostra, quindi tutti i boss condannati per solo associazione mafiosa, che all'epoca era una pena che oscillava tra i 4 anni e mezzo e i 6 anni e mezzo più o meno, e dopo scontavano questo periodo di casa di lavoro di un anno, e io lì ho conosciuto tutti questi capi di Cosa Nostra che erano sottoposti a questa misura di sicurezza. Ora, per conoscere un detenuto da magistrato di sorveglianza, perché ti devi occupare dell'esecuzione della pena, tu hai il primo, come dire, la pietra miliare è la sentenza di condanna, perché da lì parti, no? Da quel punto di partenza, poi quello che viene dopo ovviamente si valuta, però quello è, come dire, la fotografia di chi hai di fronte. E quindi io piano piano, a pezzi, mi sono letto la sentenza del Maxi 1, quando ancora non era lontano da me anche l'idea di andare a lavorare. Che cos'era il Maxi 1, che non tutti, il primo maxi processo. A Cosa Nostra, quello per capirci che è finito con la sentenza della Cassazione il 30 gennaio, e che, ovviamente era il processo che diciamo istruito da Giovanni Falcone sulla base delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, insomma il primo processo che ha ricostruito che cos'era Cosa Nostra. Io, i primi mafiosi l'ho visti là, e il primo documento giudiziario importante che ho letto è stato questa sentenza, appunto, della ovviamente ho letto la sentenza dei giudici di merito, non quella della Cassazione, perché ovviamente a me interessava il fatto, e lì ho cominciato a capire che cos'era un capo mafioso. L'ho cominciato a capire, poi ho imparato anche bene a capirlo, perché mi ricordo che il dispetto, come dire, più pesante che si poteva fare al detenuto, tra virgolette, era quello quando il detenuto veniva per chiedere, no? Faceva il colloquio con il magistrato di sorveglianza e chiedeva il permesso, la licenza, misure alternative, la revoca anticipata della misura, no? Eccetera, eccetera. Io ho capito che nella logica del mafioso venire lì a chiedere era, come dire, una regola, però la regola era che tu davanti al magistrato dovevi starci pochissimo, cioè pochi minuti, cioè perché era il tempo di chiedere e di sentirsi dire no. E allora quando arrivano questi palermitani io mi divertivo moltissimo a instaurare un colloquio, a costringerli lì per 20 minuti, mezz'ora, 35 minuti, e mano a mano che passava il tempo quelli ovviamente stavano sulle spine, cominciavano a sudare freddo, perché poi dovevano, uscendo, giustificare tutti i minuti successivi a quelli regolamentari per capire, insomma, che cos'era. Beh, questo è psicologia, però intanto inizi a capire che qual è il rapporto, no? Nello spazio che c'è tra il periodo regolamentare e il periodo che va oltre il regolamentare, c'è tutta, come dire, la struttura dell'essere un capo di Cosa Nostra, insomma, rispetto ad altri. Io avevo anche i napoletani, senza offese per nessuno, ma, come dire, i casalesi di allora erano assolutamente inadeguati rispetto alla struttura e alla caratura mafiosa di questi personaggi qua. Quando è arrivato a Roma poi? La domanda la chiedo anche al procuratore Pignatone. Quando siete arrivati a Roma da procuratore e procuratore aggiunto, c'è stato un caso, insomma, ricordiamo il funerale di Casa Monica, piuttosto che un fatto che vi ha sorpreso, che non si aspettava di trovare nella capitale d'Italia? Non sono mai i singoli fatti, per la verità, perché poi a Roma non ci sta, al di là dello scrittore Casa Monica, che è molto dopo, nel tempo. In realtà la prima indagine di mafia a Roma riguarda Ostia, quindi il clan Fasciani, e l'inizio delle indagini sul clan Spada.
E la cosa che meravigliato, diciamo, ci ha colpito, è il ripetersi degli schemi, in piccolo ovviamente, degli schemi che avevamo visto in Sicilia e in Calabria, gli schemi di comportamento per cui, per esempio, dava il denaro a un certo tasso di interesse, poi diventava usurario, quando non voleva restituire, gli levava il negozio, prima glielo danneggiava, ma poco, perché il risultato finale era prendere il negozio. Poi lo andava a raccomandare con l'amministratore locale del municipio di Ostia. Poi abbiamo trovato, è triste dirlo, ma fa parte del quadro, la corruzione di alcuni esponenti delle forze dell'ordine della... Quindi il dettare a grigio con letti bianchi, sì. Era l'amministratore locale, era l'imprenditore, era l'appartenente alle forze dell'ordine, che gli diceva guarda che c'hai la microspia sotto il tavolo, per modo di dire, ma poi erano anche i ragionamenti, perché siccome c'era anche la presenza di vecchi siciliani sul posto, il vecchio siciliano aveva fatto da mediatore per stabilire la pace fra le varie fazioni. E c'è un'intercettazione che noi citiamo, non mi ricordo se l'abbiamo citata anche nel libro oppure no, la citiamo spesso, in cui c'è uno che dice, di quelli che già erano a Ostia, a uno che invece è un nuovo arrivato e vuole impiantare queste macchinette, che sono un'attività tipica della criminalità organizzata, dice guarda che qua non è come Palermo, qua che tu vai in un posto, quello che dicevo prima, e sai di chi è quel posto, di chi è dal punto di vista mafioso, cioè chi è il mafioso che controlla quel territorio, no, qua ci mettiamo tutti d'accordo e facciamo affari tutto quanto. Sì, in realtà esiste questo modulo, questo modello operativo che si replica, diciamo, situazioni anche diversissime dal punto di vista sociologico, antropologico, però ecco, come vi dicevo, il libro offre la possibilità di capire il fenomeno sulla base degli atti, sulla base di una riflessione che è sempre collegata agli atti, che sarebbe il minimo sindacale se non fosse che in tanti se lo dimenticano. E proprio per questo, proprio perché poi insomma chi ne avrà voglia di leggere il libro, io volevo sollevare alcune questioni che nel libro sono appena accennate, che sono però molto interessanti per capire la natura del fenomeno. Una di queste questioni, su cui vorrei sentire la vostra opinione, è quella relativa alla funzione dei rituali, degli schemi tradizionali nel generare l'affezione mafiosa e nel mantenerla. I rituali, ovviamente una mia idea, me ne sono occupato a lungo, ma il ruolo dei rituali, che cosa serve il rituale, che cosa serve lo schema tradizionale, a che cosa servono i gradi, e anche qualche parola sull'origine di questa roba qua, che secondo me è particolarmente interessante, quell'intreccio fra criminalità, massoneria, esoterismo che c'è alla base della origine rituale di Cosa Nostra e dell''Ndrangheta, che poi ha esportato il modello per esempio in Puglia. Non dimentichiamo che le mafie pugliesi sono mafie, come posso dire, generate per l'appunto da un rapporto quasi di consulenza da parte dell''Ndrangheta. Ecco, vorrei sentire un pochino di vostre riflessioni sulla funzione degli schemi tradizionali e dei rituali e dei gradi, e insomma di tutta quella dimensione esoterica che a volte sembra quasi grottesca, ma in realtà è una cosa estremamente seria. Sì, chi studia le mafie, ovviamente le studia non dal punto di vista giudiziario ai fini del processo, insomma, ma chi studia soprattutto storici, sociologi, hanno tutti quanti, soprattutto quelli che di più le hanno studiate e ne hanno studiate più, diciamo, dal punto di vista delle diverse mafie, mettono in evidenza tutti quanti un aspetto che secondo me è estremamente importante quando si parla di mafia, cioè la capacità che hanno le mafie di scrivere, di riscrivere una storia alternativa, cioè di mistificare la propria presenza. E se andiamo indietro negli anni, noi abbiamo sostanzialmente due grandi fasi che mettono in evidenza gli storici, cioè una prima fase lunghissima in cui le mafie si sono negate, cioè hanno negato la propria esistenza. E allora ci sono pezzi, come dire, di antologia, no?
l'intervista famosa di Marrazzo al capo 'Ndrangheta che dice cos'è la mafia, e quello baldanzoso risponde no, dice io non l'ho mai incontrata, cos'è, una cosa che si mangia, ma siamo ancora negli anni 70 e siamo nella fase della negazione assoluta, no? Una negazione che comincia proprio dall'inizio, insomma, sin dall'Italia preunitaria. E poi c'è una seconda fase, in cui le mafie quando non hanno più potuto, a tutta evidenza, negare se stesse, negare la propria esistenza, hanno ovviamente mistificato sulla loro struttura, sulla loro potenzialità criminale, sulla loro estensione, sulle loro capacità, sul sistema delle alleanze intendo dire sul sistema delle alleanze proprio sociali, insomma, no? e sul sistema di relazioni. Le mafie nel corso della storia hanno queste operazioni, diciamo tra virgolette, culturali, sono importantissime, sono fondamentali per la loro stessa esistenza. E una delle più grandi mistificazioni che le mafie, e in questo sia Cosa Nostra che la 'Ndrangheta, sono state, hanno raggiunto livelli raffinatissimi di attività di mistificazione, è quella di propagandare un'immagine dell'organizzazione mafiosa come un'organizzazione di tipo politico che difende i deboli contro i più forti, che difende gli oppressi contro gli oppressori, che difende i miseri e chi ha di meno contro chi ha di più. Cioè un'organizzazione contro il potere, quando tutti in realtà sappiamo che è esattamente l'inverso. Cioè in Calabria, per esempio, la 'Ndrangheta, anche proprio dal punto di vista geografico, territoriale, nonostante che tenti di farsi passare come l'evoluzione del fenomeno del banditismo, in realtà la 'Ndrangheta non ha nulla a che vedere col banditismo, tant'è vero che le zone, proprio i territori dove la 'Ndrangheta è stata sempre storicamente più forte, sono le zone, i territori della Calabria dove il fenomeno del banditismo era assente, non c'era. E in Sicilia più o meno è sempre stata la stessa cosa, no? C'è la tentazione di ricollegare, no, le radici di Cosa Nostra ai famosi Beati Paoli, no, a quelle organizzazioni clandestine che nel 600, nel 700 erano le organizzazioni che difendevano un po' le ragioni dei deboli contro le prepotenze dei forti. Questa cosa qua è fondamentale e questa cosa qua si regge, ovviamente, questa narrazione strumentale si regge su una serie di mistificazioni e di creazioni di falsi miti che hanno bisogno di una struttura quasi, vorrei dire, ideologica. E questa struttura ideologica ovviamente non può che nascere, non può che avere origine nel momento dell'affiliazione, facendo sentire a chi entra nell'organizzazione, tra virgolette, al nuovo adepto, tutta la carica potenziale di questo passaggio, di questa fase di accesso dall'essere nulla a diventare qualcuno. A me ha fatto impressione, più che a Palermo, dove insomma questa cosa si vede soprattutto nei quartieri più popolari, quelli della periferia cittadina, a me questa mi ha fatto molta impressione la struttura sociale dei paesi della provincia di Reggio Calabria, paesi che hanno a volte un numero di abitanti inferiori a 1000, che sono tanti ma poco numerosi, no? Poco popolati, poco densi. E lì l'ingresso, il momento dell'affiliazione ha una valenza che diventa quasi come l'acquisizione della capacità di agire al compimento del 18° anno di età, perché tu passi da uno stato in cui non sei nessuno a uno stato sociale, riconosciuto dalla collettività, cioè in cui diventi lo sgarrista, il picciotto, il primo livello, no, della 'Ndrangheta. E questa cosa segna anche una certa differenza tra questo rituale e la sua valenza sociale rispetto a Cosa Nostra, perché almeno io ricordo che
diventavi uomo, prima di diventare uomo d'onore, tu dovevi dare una prova. E dovevi dare una prova di coraggio criminale. Spesso e volentieri la prova era, come dire, il più efferato dei delitti, cioè partecipare all'omicidio. Per cui tu in realtà commettevi un delitto di mafia, delitto nel senso di reato grave, e spesso però era proprio l'omicidio, prima ancora di essere un affiliato all'organizzazione mafiosa. E questo ovviamente è più funzionale alla struttura dell'organizzazione che alle, ovviamente. In Calabria avviene spesso esattamente l'inverso. Tu vieni, come dire, affiliato, messo nel ruolo di sgarrista, e poi, che è quello minimo, diciamo, quello di base, e poi lì devi cominciare una carriera criminale che ti consente mano a mano di raggiungere le doti, si chiamano doti, nell'organizzazione criminale, o il fiore, sì, quello è, diciamo, di livello maggiore. E questo è perché? Perché naturalmente è proprio l'affiliazione diventa il simbolo del passaggio, dell'ascensore sociale, cioè c'è una specie di ascensore sociale, tra virgolette, ovviamente criminale, però è un ascensore sociale che in certi contesti territoriali diventa, come dire, il momento rilevante, importante dell'acquisizione di uno status. E se mi permettete di aggiungere una cosa, poi vorrei sentire la tua opinione. Questo che ci hai appena detto è particolarmente significativo se lo caliamo poi nella storia, nella genesi delle mafie pugliesi, che è l'unica di cui noi abbiamo, come dire, quasi il film, è l'atto di nascita, perché a differenza delle altre mafie che affondano in epoche piuttosto remote le loro radici, noi sappiamo in maniera abbastanza precisa, potremmo addirittura dire l'anno di nascita delle mafie pugliesi, e sappiamo perché sono nate, e questo le rende dal punto di vista dello studio sociologico, prima ancora che criminologico, particolarmente interessanti, e ci fa riflettere sul ruolo che hanno avuto i rituali di affiliazione importati dall'Ndrangheta. Le mafie pugliesi nascono nel 1983, nella loro versione, diciamo così, che poi ha avuto un quindicennio, un ventennio di notevole successo dal loro punto di vista, e nascono come consorterie di autodifesa carceraria. Qual era il problema? Il problema era che nelle carceri pugliesi i detenuti pugliesi erano vessati per lo più dai camorristi napoletani e di altre zone, e questo a un certo punto fu considerato insopportabile. Essendoci rapporti piuttosto intensi fra alcuni importanti criminali pugliesi e alcuni importantissimi capi della 'Ndrangheta calabrese, in particolare parliamo del clan De Stefano, insomma, in sostanza De Stefano, De Stefano ha figlio Gio, su Rizzi, che era uno, e l'altro era, non mi ricordo, Rogoli fu affiliato da qualcun altro che non mi ricordo. Giosuè Rizzi fu affiliato da Paolo De Stefano, che era il capo. Bellocco, esattamente. Fuggiva il nome di Bellocco, per cui uno di noi si è occupato di, conosco, ero più amico di Rizzi, visto che l'ho arrestato qualche volta. Ma la cosa interessante fu proprio, e questo tema vorrei, diciamo, lanciarvi per approfondirlo, fu il fatto che gli schemi rituali dell'Ndrangheta furono presi e calati nelle carceri pugliesi, in cui furono effettuate a ripetizione in quegli anni, a cominciare dall'83, affiliazioni su affiliazioni, che produssero un effetto spettacolare in un certo senso. Cioè la nascita, cosa che in termini tecnico-giuridici è quasi un controsenso, quasi dal nulla, di una consorteria mafiosa articolata, e poi si è distribuita sul territorio quando i soggetti sono usciti, e è nata proprio perché furono fatte decine, centinaia di affiliazioni nel carcere. Questo è un tema, secondo me, di enorme interesse. Poi, ovviamente, una certa dose di cialtroneria dei criminali pugliesi fece sì che dopo poco tempo si passasse alle svendite, per cui, essendo il primo grado quello della picciotteria, il secondo del camorrista, si andava direttamente su Sgarro, la Santa, che era il quarto, quello un grado importante, bastava che avessi sparato le gambe a qualcuno. Ma insomma, quello che mi interesserebbe, no, insomma, è un po' svendite
da ipermercato dei gradi criminali. Però ecco, quello che per me è importante, mi piacerebbe sentire il vostro punto di vista, è una riflessione sulla attitudine colonizzatrice dei modelli mafiosi, sia dal punto di vista degli schemi rituali, sia dal punto di vista, e qui parliamo dell''Ndrangheta e della sua straordinaria capacità di diffusione, non in Italia ma nel mondo, degli schemi organizzativi. Per finire il discorso su rituali, lì c'è anche un problema, come dire, di appropriarsi di alcune pezzi di cultura importanti della società meridionale. Da un lato quella cattolica, quindi per esempio la cerimonia di entrata nel locale dell''Ndrangheta si chiama battezzo proprio, cioè battesimo, come tu sei entrato. E in Sicilia non si chiama così, ma il rituale che tutti hanno visto al cinema, cioè il dito appunto dal sangue, culmina nel giuramento sopra il santino, cioè l'immagine di qualche santo, della Madonna, quello che è bruciato. Quando è stato arrestato, abbiamo trovato un centinaio di questi santini, le Bibbie, tutto un apparato che ovviamente quando tu poi hai decine di omicidi sulla coscienza non si spiega, però ti appropri in qualche modo di pezzi della cultura delle nostre regioni. Dall'altro, lo accennavi tu nella prima domanda, c'è anche una suggestione massonica o paramassonica, per cui specie l''Ndrangheta, accanto al giuramento sui santi, c'è quello su Mazzini, la Marmora, oppure i Cavalieri Rosso, Mastrosso, sono appropriazioni indebite ovviamente di pezzi di cultura importanti delle nostre regioni, dove la progressione dei gradi dell''Ndrangheta fa sì che tu sei, è come se fossi in un ministero e fai carriera, no? Cominci da commesso o applicato di prima classe e diventi il direttore generale del ministero, salendo i gradi. Quello che tu dicevi della capacità di espansione è ancora una volta soprattutto dell''Ndrangheta. Lì noi citiamo nel libro una dichiarazione intercettazione. Due cose dirette. Di un boss calabrese che spiega, dice, vede dottore, al magistrato volentiero, il mafioso siciliano che va a Roma o a Milano per fare un affare, fa quell'affare in cui l'affare può essere una rapina come può essere un investimento, e torna a Palermo o a Catania. Il calabrese no, va lì fuori, Roma, Milano, Torino, quello che è, o addirittura all'estero, e crea la locale, cioè l'unità base dell''Ndrangheta. Dice, non c'è niente da fare, ce l'abbiamo nel DNA, cioè questa capacità di cui le affiliazioni in carcere, hai ricordato tu, sono un altro aspetto, un'altra dimostrazione, di creare la cellula criminale base all'estero, estero intendendo estero rispetto alla Calabria, e c'è collegata a questa l'intercettazione in cui quello dice, sempre un altro boss calabrese, dice il mondo si divide in due, la Calabria è quello che ancora Calabria non è ma lo diventerà, cioè questa capacità di pensare in grande, dico, che naturalmente bisogna contrastare con tutte le risorse, posto che parliamo di Calabria criminale, non di Calabria per bene, che c'è pure naturalmente, anzi è maggioritaria chiaramente, però questa è la capacità. Questa è la capacità di andare fuori, quello che hanno fatto in parti significative della Lombardia, del Piemonte, poi abbiamo le indagini, hanno scoperto in Emilia, di recente in Veneto. Sì, però si incontra questa capacità di esportazione, per così dire, al nord, con una richiesta dei luoghi dove arrivi. Questo è purtroppo innegabile. Cioè noi abbiamo, per restare sempre ai fatti, al di là delle cose, abbiamo l'imprenditrice lombarda che, dovendo recuperare un credito di 30.000 euro, invece di fare il decreto ingiuntivo, di andare dal giudice civile, tentare una mediazione con un avvocato, chiama un calabrese che sta lì, in questo paese della Lombardia, e lo incarica di recuperare il credito, cosa che quello fa massacrando a legnate il debitore, e lei tutta soddisfatta dice adesso scatenato la bestia, quindi lo sa benissimo che cosa sta facendo un ricorso al metodo mafioso per
recuperare il suo, anche il credito che dobbiamo vedere, ma lo stesso, un episodio simile c'è in Emilia, ed è ricordato pure nel libro, perché viene fuori dall'indagine Emilia. Per altro verso ancora, quello che abbiamo visto per esempio a Roma è il fatto che gente che mafiosa non è, piano piano si abitua a fare come i mafiosi, a cercare il consenso sociale. Noi, nel 2006 a Palermo, noi abbiamo raccolto un'intercettazione di uno che era il numero braccio destro di Provenzano, come si dice all'epoca, il quale spiegava ai suoi adepti, ai suoi collaboratori, per così dire, che soprattutto quella che lui chiamava la gentuccia del quartiere, cioè quella, appunto, quelli più vicini a lui, ma questo l'abbiamo ritrovato in Calabria con le stesse identiche parole, dice bisognava trattarla bene, perché se tu sei voluto bene non basta fare paura, se tu sei voluto bene da quelli che ti sono vicini, quelli ti proteggono e ti aiutano. Cioè praticamente se arriva la polizia ti nascondono, se tu fai l'investimento non ti denuncia e così via. Dice non basta la paura, perché la paura, poi no, in questo caso ci vuole il rispetto e non la paura, perché la paura se poi se ti possono dare una pugnalata, una coltellata te la dà. Nel 2010-11 in Calabria, a Rosarno, abbiamo preso un'intercettazione che era praticamente identica, si ripetevano le stesse parole, rispetto e paura, con due ndranghetisti calabresi, guai questo è che erano molto più giovani del vecchio siciliano che avevamo sentito intercettato nel 2005-2006. Siamo arrivati a Roma, quindi diciamo 2015-16, non so, Michele forse se lo ricorda, e troviamo uno che controlla una piazza di spaccio di droga, nel libro è riportato, quindi non è un mafioso, è però un criminale organizzato, perché controlla una piazza di spaccio, e altri criminali dicono Bruno è bravo, Bruno è questo signore che controlla questa piazza di spaccio, dice quello è bravo, è intelligente, hai visto, pulisce le aiole della zona, porta i sacchetti della spesa alla vecchietta che sta al secondo piano e non li può salire da sola. Ecco, piano piano si crea la zona di consenso e di rispetto invece della paura. È chiaro che a quel punto la vecchietta o gli abitanti del condominio che in mezzo ai sacchi di spazzatura hanno invece la loro aiola pulita dal signor Bruno, si guarderanno bene dal tradirlo nel momento in cui magari le indagini lo toccheranno. Tutto questo è un consenso, è costruzione di consenso sociale, che è una delle caratteristiche delle mafie, piccolo o grandi che sia. A proposito del consenso sociale, volevo chiedervi una domanda che insomma esula dal libro, però il dottor Pignatore ha più volte citato la rappresentazione della mafia, siamo abituati a vederla nei film, quella che siamo abituati a leggere nei libri, e il tema della rappresentazione della mafia oggi è quanto mai più attuale, insomma. Le due puntate di Gomorra hanno sbancato qualsiasi dati di ascolto e la mafia romana è stata rappresentata da Suburra. Voi che ne pensate? Servono, non servono? Hanno un valore didattico, non lo hanno? Vuoi anche a parlare della facoltà? No. Quello lo si fa quando uno è indagato e giustamente non deve mai rispondere al giudice. Allora, io credo che il problema dobbiamo spostarlo, il problema è semplicissimo. Io credo che occorra raccontare, ci deve essere una narrazione. Il problema è come si racconta, come si narra, non è se raccontare o meno. Perché altrimenti noi, come dire, operiamo una censura o addirittura un'autocensura e non raccontiamo un pezzo della nostra storia passata, presente, speriamo non troppissimo futuro, ma io credo che occorra narrare. Poi il problema è come narrare. Allora ci sono, adesso è inutile fare, come dire, la colonna dei prodotti buoni e quella dei prodotti cattivi, però un paio di parametri si possono individuare. Intanto, cioè, la narrazione deve essere aderente anche quando
voglio dire, è una narrazione che ha una parte, un filo letterario, romanzato, eccetera, però occorre che ci sia un'aderenza ai fatti e soprattutto credo io che occorra evitare di, come dire, cedere facilmente, no, alla fascinazione del male. La fascinazione del male esiste, è inutile che ce lo neghiamo. Allora, se noi, come dire, siamo, come dire, no, su questa fascinazione ci mettiamo anche del nostro, certo non raccontiamo bene. Allora io credo che, per esempio, un buon prodotto sia quello in cui tu racconti le mafie, ma racconti in anche le vittime, cioè dentro a sti racconti ci deve essere anche il danno sociale, gli effetti negativi, che cosa significa la presenza delle mafie. Ci vogliono anche le vittime, cioè ci vuole la vittima, non è un problema di scegliere, no, la rappresentazione del dolore rispetto a quella. Io capisco che la fascinazione del male fa cassetta, fa più numero, perché quando tu ci metti la vittima devi raccontare il dolore, devi raccontare delle cose che sono anche molto molto serie e drammatiche, e capisco che poi a un certo punto, no, se sta in televisione, quando arriva sto pezzo, no, ci sia, cambi canale, allora questo non ti piace perché tu devi sempre tenere il filo. Invece se noi insieme, no, ai boss raccontiamo anche le vittime dei boss, probabilmente facciamo un'operazione che è più seria, più aderente alla realtà. Poi, poi io non trovo sbagliato che si raccontino i mafiosi evitando i cliché, perché poi i mafiosi sono persone in carne e ossa, anche i boss sono persone in carne e ossa, che hanno le loro famiglie, i loro figli, che hanno i loro problemi, che hanno, litigano con la moglie, litigano col figlio, c'è il figlio che vuole uscire e quello che non vuole che esca, insomma hanno anche i problemi della quotidianità. Che si raccontino, non è strano, il boss non è per forza quello fatto tutto di cliché, fatto tutto di, no, apparenza, cioè, c'ha anche un suo aspetto umano. Lo vogliamo raccontare, raccontiamo, però mettiamolo sempre, cioè ci vuole il contraltare, cioè il prodotto deve avere al suo interno un contraddittorio. Dopodiché io, per esempio, ritengo che molte cose, la narrazione delle mafie è tanto più importante, va tanto più nel segno, quanto ha una maggiore capacità di superare il confine, lo steccato degli addetti ai lavori, perché altrimenti noi questa narrazione la facciamo sempre a noi stessi, cioè parliamo sempre tra di noi, tra virgolette. Allora, quando tu hai la capacità di raccontare una cosa che colpisce, va dentro, entra nelle case, colpisce il cuore delle persone, la loro testa, le fa, come dire, le fa riflettere, le fa ragionare, questa è una cosa positiva. Io in tanti anni non amo vedere, quindi io non ho mai visto, lo confesso, non ho mai visto Gomorra, non ho visto Suburra, niente di tutto questo. Mi dispiace, non l'ho mai visto. Non l'ho mai visto, non guardo la televisione, quindi non vedo queste cose. C'è un certo sconcerto in sala. Preferisco leggere i libri, ma insomma, almeno finché la televisione sarà questa, poi posso darti che... Però c'è una cosa che a me ha colpito moltissimo e che secondo me negli ultimi anni è uno straordinario esempio di come si racconta un pezzo della nostra storia, un pezzo di mafia. È una cosa che mi ha veramente strabiliato e che ha avuto la capacità di entrare nelle case di 12 milioni di italiani, perché è il racconto con cui Ficarra e Picone, che non è che, insomma, sono, come dire, sono anche, sanno cogliere, no? Sono ironici, fanno anche tra virgolette ridere. Beh, in un'edizione di Sanremo di molti anni fa loro fecero un monologo, erano in due, quindi esatto, un monologo in due, in cui raccontarono in pochissimi minuti, se non ricordo male erano 6-7 minuti,
l'omicidio di Padre Puglisi. Ed era una cosa straordinaria, perché non quando furono presentati, cioè noi raccontiamo Pino, ma il 95% degli italiani non sapeva che cos'era, che cosa stavano raccontando. E loro iniziarono il loro racconto con un tono ironico, cioè che faceva ridere. Dopodiché, mano a mano che il racconto è andato avanti, ovviamente, è diventato un pugno nello stomaco ed era raggelante, ed è stato un racconto straordinario, in pochissime battute e con il loro stile particolare, particolarissimo, hanno raccontato a 12 milioni di italiani chi era Pino Puglisi, perché e come fu ammazzato. E io lo trovo una cosa straordinaria. No, scusate, io... A me pare che valga la pena fermarsi un attimo su questo punto, anche approfittando del fatto che abbiamo qui Gianrico Carofiglio e Giuliano Foschini, cioè due persone che in questi anni hanno fatto molto anche nella comunicazione del fenomeno, che è importantissima, perché se noi tutti pensiamo che per combattere questi fenomeni non bastano i magistrati, ma ci vogliono tutti i cittadini, cosa i cittadini pensino di queste organizzazioni è fondamentale. E l'immaginario, cioè quello che noi pensiamo di questa organizzazione, lo fanno moltissimo gli scrittori, i giornalisti. Lunedì prossimo, per coincidenza, io vado a Milano perché si conclude un ciclo di lezioni, non so se avete venuto a quella di Roma, che si chiama Romanzi nel tempo, in cui uno storico prende un romanzo e lo smonta, e c'è Salvatore Lupo che parla del Padrino. Voi sapete che il Padrino, adesso non so quanto abbia venduto, ma credo che sia uno dei libri che ha venduto cifre pazzesche. In quella lezione, pezzo per pezzo, Salvatore Lupo dimostra e fa vedere come è quasi tutto sbagliato, è falso. Un romanzo che non a caso piaceva moltissimo ai mafiosi, e che ha condizionato però la nostra idea, non solo quella degli americani. Allora, la domanda che faccio a tutti e quattro è: ma la critica ai cattivi prodotti di massa, chi la deve fare? Cioè, quando esce un pessimo romanzo, un pessimo articolo, un pessimo racconto, magari bellissimo dal punto di vista stilistico, perché uno può fare un meraviglioso film dal punto di vista della qualità delle immagini, un racconto scritto molto bene, ma che, diciamo, dà un'immagine falsa, edulcorata, appunto, e non ci sono le vittime, chi la deve fare la critica? Chi deve dire all'opinione pubblica? Non lo so, lo chiedo perché capisco che c'è una difficoltà dei magistrati a farlo, lo capisco, Giuseppe, però chi altro la fa? Chi la può fare? Cosa? Consumatore che ha un'etica. Ma l'etica non è che si nasce con l'etica, non so come dire. Gabriella, però non è che io nasco già, voglio dire, le cose che ho ascoltato oggi per me sono fondamentali nel formarmi la mia idea, giusto? Allora, quando esce, diciamo, ne sono usciti, ho fatto il caso del Padrino, per dire un caso risalente a molti anni fa, un libro quasi completamente sbagliato, cioè questa lezione di Salvatore Lupo è impressionante, lo smonta, e che però ha condizionato moltissimo l'idea della mafia, facendo danni probabilmente. E probabilmente Puzzo è anche un buono scrittore dal punto di vista della scrittura. Allora, chiedo a voi quattro, che avete ruoli diversi. Anche ora Gomorra. Cosa? Anche Gomorra lo sta facendo. Dico, chi la deve fare la critica di questi fenomeni? Mi chiedo. Direi che stiamo anche avviando. Scusate. Adesso facciamo, questo è un tema importante, l'abbiamo non deliberatamente tenuto per il finale, ma va benissimo così, quindi dico la mia opinione e poi passo il microfono. Intanto, se volete vedere un film che racconta in modo credibile lo squallore del mondo criminale, guardate Goodfellas, l'unico per me, quei bravi ragazzi con De Niro, Ray Liotta che fa il pentito, credibilissima figura, di un film del 90, del 91. Detto questo, siccome non mi voglio sottrarre allo spunto che Pepe ha ora lanciato, vi dico questo, che posto che naturalmente ognuno scrive quello che vuole e fa i film che vuole, perché nessuno si sogna di fare la censura, abbiamo il diritto di esprimere la nostra opinione, e la nostra opinione si può innestare su un piano e su un confine fra l'etica della narrazione e la qualità della narrazione, sia letteraria sia cinematografica. Allora, cerco di dirlo in maniera molto sintetica. Racconti di questo tipo, il racconto del mondo criminale,
per come viene presentato in certi prodotti, dovrebbe essere un racconto veridico, cioè loro si presentano come i narratori di come stanno le cose veramente. Non è così, le cose non stanno veramente come vengono raccontate in certi prodotti di grandissimo successo commerciale. Perché se è vero che il crimine in certe zone del nostro paese, in certi contesti, è una realtà terribilmente aggressiva ed oppressiva, e se è vero che raccontare in altri campi storie in cui stucchevolmente il bene vince e il male perde è cattiva letteratura, cattivo cinema, cattiva televisione, è pur vero che raccontare storie che sono l'opposto di queste, quelle in cui il male domina incontrastato, è un mondo in cui non esiste altro che il successo criminale, un mondo in cui i magistrati e i poliziotti, sembra carabinieri, finanzieri, sembrano completamente impotenti a ostacolare, non dico a fermare, le azioni dei criminali, è un mondo finto, tanto finto quanto quello dei buoni che vincono sui cattivi. Il mondo è complicato, c'è il cosiddetto bene e il cosiddetto male, ci sono realtà complesse, ci sono tragedie che bisogna saper raccontare, ma raccontare facendo credere che quella è una narrazione veritica, un mondo in cui i cattivi, scusate l'espressione naif deliberatamente usata, spadroneggiano, fanno quello che vogliono e di fatto diventano dei miti, dei personaggi rivestiti di una allure leggendaria, è una cosa sulla quale bisognerebbe interrogarsi, fermo restando che ognuno scrive e racconta quello che vuole. Io ho una sensazione, anch'io non ho visto quasi nulla di quella roba là, ma perché ho visto qualcosa e mi sono, come si dice, venuti i nervi, perché ho trovato il racconto non credibile, non veridico. Il mondo reale è una cosa diversa, e se il mondo reale è una cosa diversa e tu mi proponi come mondo reale una narrazione che mitizza i criminali e produce questo effetto, beh, io credo che qualche domanda te la devi porre. Io non ho praticamente niente da aggiungere a quello che ho detto Enrico e Michele, e poi sulla risposta, lo sai, ne abbiamo parlato altre volte con Pepe. Io penso che noi magistrati darci pure l'incarico di questa polemica veramente, e tu non lo puoi fare tu perché non fai più il magistrato, già ne siamo costretti a farne, soprattutto a subirne troppe senza bisogno di aggiungere quelle letterarie. Io penso che il nostro compito sotto questo specifico angolo di vista sia, lo sai quello che penso, di fare le indagini nei processi. Le indagini si fanno per arrivare a sentenza, però in questo modo diventano pubblici tanti elementi di conoscenza. Poi ci sarà quello che si piglia, leggendo i resoconti processuali in senso lato, che ormai sono anche intercettazioni, sono filmati, sono tante altre cose, sono documenti di computer, per modo di dire, sono versamenti bancari, tanto dichiarazioni di collaboratori di giustizia, dichiarazioni delle vittime, come diceva Michele. Noi ne abbiamo interrogate a decine di vittime, sia in Sicilia che in Calabria, e non è un'esperienza proprio bellissima da fare, specie quando tu non riesci a dare una risposta neanche minima alla loro richiesta di giustizia. Ora dico, il nostro compito è di fare le indagini per fare i processi, in questo modo vengono fuori tanti elementi di conoscenza che se no non ci sarebbero, perché le mafie sono associazioni segrete, quindi tu vedi il morto in mezzo alla strada, non sai cosa c'è dietro. Dopodiché, quello, il di più che a noi si può chiedere, secondo me, è di farci capire, che non è neanche questo facilissimo, cioè noi abbiamo e dobbiamo avere un linguaggio tecnico e giuridico, però fra scrivere sentenze in senso lato, richieste cautelari, mandati di cattura come si chiamava una volta, totalmente incomprensibili, che non le capisco neanche io che sto per andare in pensione, però sono parole belle che suonano bene, uno dice ah la Cassazione, 24 pagine di citazione alla Cassazione, alla fine neanche io capisco più che cos'è, e il restando fedeli ai fatti che sono emersi, alle regole del processo, farsi capire da chi animato da buona volontà legge un giornale,
o addirittura un sentimentale, o addirittura un libro, questo è un di più che ci si può credere, non è di chiedere, e non è neanche questo facilissimo. Per il resto sottoscrivo quello che hanno detto Michele Giarico. Al professionista. Aggiungo no, una cosa, i giornalisti anche i compiti, anche i giornalisti. No, aggiungo una cosa di un minuto, tanto per fare un esempio di come si ribalta, Gianrico diceva giustamente falso. Allora, una serie di prodotti si fonda su uno schema proprio basico, no? Che sono i titoli dei film degli anni 70, no? Cioè la polizia indaga e i magistrati invece bloccano, no? Con l'idea che questa contrapposizione tra la polizia che vuole arrestare, vuole individuare i colpevoli, eccetera, e i magistrati che invece pongono le mitiche pastoie burocratiche, no? Queste roba strane, eccetera. E questa cosa è storicamente un falso, perché noi abbiamo la più avanzata legislazione antimafia, abbiamo degli strumenti efficientissimi, siamo da diversi anni, da moltissimi anni, soprattutto le procure, diciamo, più grandi, quelle che, diciamo, hanno sede distrettuali, eccetera, che lavorano in piena sintonia con ovviamente le differenze di ruoli, di compiti, con le forze di polizia giudiziarie. E noi, anzi, di questa sorta di contrapposizione la dobbiamo ribaltare completamente, perché forse noi una cosa, tra le tante cose storte, le tante opacità, omissioni, incapacità, inadeguatezze, una l'abbiamo fatta giusta, cioè noi abbiamo vinto un sacco di battaglie dopo il 92-93, dopo le stragi nei confronti di organizzazioni mafiose potentissime, non abbiamo vinto la guerra, abbiamo vinto alcune battaglie, però alcune le abbiamo vinte, e per la prima volta nel corso della storia di sempre, dall'Ottocento in poi, noi le abbiamo vinte rispettando le regole democratiche che lo Stato si è dato. E quindi questa è una cosa di cui dobbiamo fare vanto, cioè è, come dire, un punto qualificante dell'attività che abbiamo svolto in questi anni, sia noi magistratura che forze di polizia, ed è l'esatto contrario di quello schema basico, come dire, rozzo e proprio approssimativo, per il quale ci sarebbe, no, una polizia che vuole andare contro le regole, è una magistratura che invece fa diventare quelle regole pastoie burocratiche. È una cosa che non esiste. Ma io rispondo molto brevemente, insomma, nel senso che deve essere chiaro lo scarto iniziale: c'è chi fa il cronista e chi fa lo scrittore, c'è chi fa la cronaca, che è attaccato ai fatti, e chi fa letteratura, che per definizione i fatti li esagera. L'importante è che è chiaro lo scarto iniziale. Dopodiché è evidente che chi fa il giornalista, chi fa il cronista, anche quando scrive libri, deve stare attaccato, infatti, non può concedersi nessuna sbavatura. Penso però che il ruolo della divulgazione, come diceva il dottor Plastichino, è fondamentale, è centrale, ma è centrale nella società civile. Lo diciamo qui, in un posto dove esiste una mafia che sul suo silenzio, sul fatto di non avere nemmeno un nome, ci sta costruendo una fortuna, che è la mafia foggiana. La mafia garganica sono 25 anni, così come i foggiani che ammazzano, fanno affari, e il fatto che nessuno li abbia raccontati, nonostante ci siano sentenze che li raccontano perfettamente, nonostante i magistrati abbiano fatto benissimo il loro mestiere, ne è diventata, quel silenzio è diventata una forza. Quindi il punto è che raccontare diventa anche un dovere civile. Il tema è come farlo, e il tema è farlo secondo il proprio ruolo. Se uno fa lo scrittore, secondo me ha licenza di esagerare i fatti, purché che lo dica. Io sto scrivendo un romanzo, chi fa il cronista ha il dovere di stare attaccato ai fatti. Però posso osservare? Io volevo fare solo chiusura, un'ultima domanda al dottor Prestipino, dottor Pignatore, che riguarda il tema che aveva introdotto il dottor Prestipino e che riguarda l'ultimo capitolo del vostro libro. Cioè, esiste una maniera per sconfiggerla. Voi citate una frase di Attilio Bolzoni, no? Quando dite la mafia vissuta e subita con questo mito dell'invincibilità, che si deve fare, che cosa avete fatto non lo sappiamo, ma che si deve fare, quali sono gli strumenti? Io penso, come ha detto ora Michele, che c'è un esempio positivo
concreto, che è proprio la guerra che lo Stato ha fatto alla mafia corleonese, alla mafia delle stragi, che è stata, la guerra è stata vinta, la mafia corleonese è stata sconfitta. Tutti i responsabili, tranne Messina Denaro, che prima o poi sarà preso pure lui, ma tutti gli altri responsabili di quella stagione di sangue, di stragi, di aggressione allo Stato, eccetera, sono o morti, o in galera, o diventati collaboratori di giustizia, con questo stesso ammettendo la sconfitta. Quello è stato un esempio virtuoso. Virtuoso cosa significa? Che c'è una legislazione efficiente, perché senza legge efficiente non si va da nessuna parte. Io leggevo appunto Storie di mafia siciliana, una dichiarazione dalla Chiesa prima che venisse a Palermo negli anni 70, che diceva siamo senza unghie, perché non c'erano gli strumenti necessari. Lì io sono partito dal 416 bis, dalla confisca dei beni, sono due degli strumenti chiave che consentono di combattere le mafie, numero uno. Due, ci vuole risorse, è inutile starci a scherzare, se non ci sono risorse non si può fare niente, vale in economia, vale in letteratura, vale anche per indagini e processi, significa polizia, carabinieri, finanze, magistrati, cancellieri, benzina per le macchine, toner per le stampanti e così via. È banale, ma ci vuole pure questo. Terza cosa che c'è stata in Sicilia contro quelle mafie, ci vuole un'azione anche, o una reazione se preferite, della società civile. Cioè, la magistratura, dico io, da sola, quando proprio va tutto bene, crea spazi di libertà, cioè arresta la gente, i mafiosi che presidiano un territorio, o le reti corruttive che presidiano un settore di affari e non fanno crescere un'economia sana, li mette in galera, però poi devono arrivare i buoni. Se non arrivano i buoni che occupano quegli spazi, dico per esempio, viene sciolto un consiglio comunale per mafia, se poi non si presentano dei partiti, delle liste, dei movimenti, chiamatele come volete, persone per bene, che si prendono la croce, perché una croce spesso è di andare ad amministrare quel comune, passeranno 2, 4, 3 anni, torneranno, ci sarà un commissario più o meno bravo, che però farà ordine all'amministrazione, e poi torneranno i mafiosi. Queste tre condizioni in quel caso si sono verificate con l'aiuto della pubblica informazione, dei giornalisti che hanno raccontato, spiegato, fatto capire tutte queste belle cose, e si sono raggiunte. Farlo contemporaneamente in tante parti d'Italia mi rendo che è difficile, però è il compito che abbiamo da fare noi. È una domanda che per quanto mi riguarda avrà una risposta che è ruvida, non c'è dubbio. Allora, l'invincibilità delle mafie è una invenzione in vitro, cioè l'hanno inventata, l'hanno costruita, ce l'hanno inoculata, dopodiché tutti ci siamo, come dire, è passata, tra virgolette, perché è un'invenzione in vita, è una mistificazione culturale che hanno fatto i mafiosi innanzitutto, che sono i primi diretti interessati a passarsi come invincibili, e vi dimostrerò che non è così, e dall'altro lato purtroppo, di riflesso, una certa antimafia che ha vissuto specularmente sulla invincibilità dei mafiosi, perché se sono invincibili i mafiosi, allora noi dobbiamo sempre esistere, no? Siamo indispensabili e diventiamo indispensabili proprio come riflesso della invincibilità dei mafiosi. Allora, io sfido chiunque a dirmi il nome di uno che ha fatto parte di un'organizzazione criminale di tipo mafioso, medio, non che sia il capo, non che sia l'ultima ruota di scorta, che uno medio che ha fatto parte e che dopo 20 anni lo può raccontare. Che dopo 20 anni lo può raccontare, perché tutti questi, altro che invincibilità, tutti indistintamente, o sono morti ammazzati, o finiscono poi seppelliti da anni di galera, o comunque hanno le vite martoriate, rovinate negli affetti, nei legami, in tutto ciò che li riguarda, oppure se, come dire, decidono di cambiare vita, diventano collaboratori di giustizia, ma con tutti i problemi che appunto questa scelta genera, no? Di cambiamento, sradicamento, i figli, eccetera, e tutto quello che sappiamo. Non ce n'è uno, altro che invincibilità. Questa è la verità.
I capi di Cosa Nostra che sembravano che dovessero dominare il nostro paese sono tutti, qualcuno è morto di morte naturale, qualcuno è morto di morte non naturale, ma sono tutti assicurati alla giustizia, passatemi il termine, seppelliti d'ergastoli. Questo è il dato reale, quello vero, non ce n'è un altro. Dopodiché, anche nelle battaglie più dure, anche in quelle che sembrano, come dire, difficilissime, è chiaro, noi facciamo la nostra parte, ognuno ci mette il proprio impegno e dà il massimo. Dopodiché, qualche battaglia si vince in modo più semplice, qualche battaglia ci vuole più tempo. Dopodiché, l'invincibilità, come dire, se per invincibilità intendiamo dire la esistenza ancora delle mafie nel nostro paese, beh, questo è un dato sul quale noi dobbiamo riflettere. Cioè, noi le mafie le abbiamo da prima che si costituisse il nostro paese come Stato unitario, hanno una storia plurisecolare, chi 150, chi più di 200 anni, chi più o meno 200 anni, sono fenomeni complessi, ovviamente per affrontarli e sconfiggerli ci vuole molto impegno, ci vuole molto tempo, ci vogliono i cambiamenti sociali, non basta la repressione, tutto quello che sappiamo. Ma questa è una cosa, l'invincibilità è un'altra e non esiste. Grazie. Io volevo recuperare il fil rouge del vostro libro e quindi tornare alla tesi di fondo. I modelli criminali sono tanti, ma pur sempre di mafie si tratta, ed è da metà degli anni 90 che correttamente gli osservatori del sistema della criminalità organizzata hanno incominciato a parlare di mafie al plurale. E voglio assestare un assist, scusate il bisticcio, nei confronti della tesi di fondo. Questa soluzione. Scusa, tu mi passi il microfono. Allora, scusa. Volevo dire questo. Allora, noi abbiamo in Puglia una mafia molecolare. La relazione della DIA sulla criminalità organizzata pugliese del 2017 con riferimento al primo semestre parla di 135 clan, di cui 35 a Bari e 44 a Foggia e provincia, e di 115 città interessate dal fenomeno. Si tratta di quelle che voi chiamate piccole mafie, per cui in alcuni casi sono intervenute sentenze irrevocabili della Corte di Cassazione. Gianrico ha iscritto un processo alla mafia di Cerignola, due gruppi contrapposti, che si chiamava Cartagine, perché lui ha con quell'indagine distrutto per una ventina d'anni i clan, che adesso con il rientro sul terreno di molti dei condannati si stanno dando da fare. E beh, in quel processo la Corte d'Assise di primo grado ha inflitto 15, io li ho contati perché ho seguito il processo in appello, 15 ergastoli, quando gli ergastoli nel Maxi 1 di Palermo, molto più importante per tante ragioni, erano 19. Voglio dire, c'erano stati 40 anni di omicidi che si erano ripetuti in un comune di 60.000 abitanti. L'etichetta di mafia è stata infine dalla Cassazione appiccicata a quei gruppi. Così è accaduto per esempio a Foggia, dove una sentenza irrevocabile ha stabilito che esiste la società foggiana, che è costituita da tre batterie che magari quando sono in contrasto si sparano reciprocamente, ma che quando ci sono affari importanti da concludere si riuniscono e si riconoscono in questa unica associazione, che pure non ha un capo, quindi una struttura ancora diversa da tante altre in cui l'unità dei gruppi associativi presuppone l'esistenza di una cupola, di un capo, eccetera. Allora, tutti questi modelli hanno nel tempo determinato una scia di sangue
Foschini la conosce benissimo perché la studia da tempo, per esempio in Gargano e a Foggia, in provincia di Foggia, che si è sostanziata negli ultimi 35-38 anni in circa 300, se non più, omicidi di massa, con una reazione dello Stato sicuramente tardiva, perché solo negli ultimi anni finalmente si è presa coscienza della realtà, si è intervenuti potenziando le forze di polizia, creando dei nuovi nuclei investigativi, e finalmente si spera che i risultati, che in parte sono già intervenuti, possano essere sempre più importanti. Quindi io condivido pienamente la vostra tesi. Devo dire che probabilmente è stato possibile per voi dimostrare che anche a Roma, in provincia di Roma, esistevano gruppi mafiosi che non erano le mafie storiche, perché probabilmente avete guardato la realtà con occhi distaccanti da persone che in qualche modo venivano da lontano. Complimenti. Grazie. Io vorrei fare un po' di chiudere. Io vorrei intervenire. Siamo già alle 7:30, poi però una breve domanda sul caso Paladino di Soltanto una villania, perché se per tutti è escluso il dibattito, è escluso anche per lei, perché se parla lei dobbiamo permetterlo anche agli altri. Si accomodi. Dicevamo, lo schema che viene fuori da questa nostra riflessione è uno schema che ci proietta verso il futuro, verso le prospettive, diciamo così, di lavoro, le prospettive investigative, le strategie di ricostruzione dei fenomeni. Ovviamente nel libro esistono tantissimi spunti per capire il fenomeno, davvero non con una clausola di stile. Io vi suggerisco di leggerlo perché, ripeto, si tratta di un libro che richiede un impegno di lettura, ma non nel senso che sia arduo, nel senso che è rigoroso, è legato al contenuto degli atti, e però non si lascia vincolare dagli atti, perché sviluppa una serie di riflessioni, ho trovato enormemente interessanti, e non ne abbiamo parlato qui, ma va bene, quelle sul rapporto strutturale in termini di sistema fra mafia e corruzione, la riflessione sul fenomeno corruttivo come autentico cancro di questo paese. Ci sarebbe piaciuto, ma lo faremo un'altra volta, fare per esempio una riflessione sui nuovi strumenti investigativi contro la corruzione, fare una riflessione sul tema dell'uso del contante, che è una banalità di cui si parla troppo poco, ma pensate quanto il fenomeno corruttivo verrebbe a essere circoscritto se in Italia e in paesi come l'Italia si facesse come in Norvegia, cioè semplicemente eliminare l'uso del contante. Non è proprio facile fare una rapina, diciamo, andando per la carta di credito o cose simili. E quindi, insomma, io chiudo ringraziandovi tutti quanti per essere stati qua. Grazie per il libro, grazie per la conversazione, ci vediamo la prossima volta. Grazie a tutti, buona serata, grazie.